quando si perde il posto di lavoro si vivono poi delle realtà in cui sei solo. Ecco, io credo che noi dobbiamo ripartire proprio da questo, cioè da creare in qualche modo una rete in cui la vertenza non è solamente la tua vertenza, ma la vertenza di tutti quanti i lavoratori, creare una sinergia tra le varie vertenze che oggi abbiamo fatto, siamo riusciti a fare qui nel territorio romano, perché Almaviva oggi è ancora viva, sul territorio romano si parla ancora di Almaviva grazie a una rete di lavoratori che si sono supportati a vicenda. E penso che nella vostra lista avere un'immigrata cosiddetta di seconda generazione, cosa bruttissima perché io sono una cittadina italiana come voi, sia un onore, perché non l'ha fatto nessuno, nessuno ci ha pensato a mettere una cittadina immigrata, e per me è un onore andare in giro a dire che c'è una sinistra in questo paese antirazzista, antifascista, in un paese dove Forza Nuova si permette di andare alle elezioni, un partito fascista è vietato dalla Costituzione, c'è un partito che si presenta, è una vergogna, cioè dovremmo bloccare le strade per una cosa del genere. Perché il carcere, lo sappiamo, è affollato, è veramente sovraffollato dagli ultimi della terra, e non solo dagli ultimi degli ultimi, perché accanto ai detenuti, cosa che non si sa, ci sono gli internati, ed è l'aspetto più repressivo del codice Rocco. Nessuno, penso di voi in questa sala, e io lo so proprio per dovere istituzionale, sa che in Italia esiste la misura di sicurezza, cioè che dopo si è scontata la pena per coloro che vengono ritenuti pericolosi socialmente, sono ovviamente tossicodipendenti, disadattati sociali, portatori di patologie psichiatriche, dovranno scontare la casa di lavoro e la colonia agricola. Codice Rocco, che fino a una pronuncia della Corte Costituzionale recentissima era a tempo indeterminato, mentre la pena, salvo l'ergastolo, quantomeno ha la certezza della determinazione temporale. Perché, come sapete, Roma in questo periodo è soggetta, attraverso la pazzia di questa amministrazione, ad applicare sgomberi di chi vive nelle case popolari senza tenere in considerazione proprio nulla, per cui immaginate anche noi che in tutti i modi cerchiamo di resistere, lo raccontava prima Federico, davanti alla celere, davanti ai vigili, davanti insomma a chiunque comunque cerca di togliere un tetto sulla casa a queste persone. Allo stesso modo noi ci dobbiamo difendere dai fascisti, però, perché, compagni, noi dobbiamo dircela chiara, noi abbiamo una grande responsabilità, perché noi siamo i presidi sociali di questi territori e tutti noi siamo chiamati prima di tutto a praticare, ad essere militanti dell'antifascismo. Noi quest'estate a luglio abbiamo avuto da parte di Forza Nuova, che avevano tentato di aprire un locale a fianco a noi, noi abbiamo pure il PD a fianco, però insomma ci siamo opposti a quella roba, e sapete chi alla fine ha detto basta a questa cosa? Sono state le donne di Torbella Monaca, sono state quelle donne che vengono da noi, che vengono nelle nostre sedi e che, nonostante siano donne che hanno il marito in carcere, il figlio che spaccia e che non ce la fanno più, però in quel momento loro sono state la nostra forza e sono state anche riconoscimento al nostro lavoro, a quello che da anni facciamo e che noi abbiamo sempre paura che in qualche modo non passi nella mente di questa gente. Una sintesi, nel senso che mi sembra che da tante parti si è discusso anche del metodo, che ci sono stati degli errori, che non abbiamo fatto le cose nel migliore dei modi possibili, e io dico è vero, forse è vero, però rendiamoci conto che se uno vuole innescare un processo di massa rivoluzionario, questo non può essere privo di contraddizioni. Se pensiamo veramente che tutte le cose che noi semplicemente perché ce le diciamo poi avvengono, purtroppo non è così. Cioè, non sono passati neanche 2 mesi da quando ci siamo visti la prima volta al Teatro Italia, neanche 2 mesi. In mezzo c'è stato tantissimo, uno sforzo collettivo enorme.
qua tutti quanti ci siamo visti, più tra noi che con i nostri familiari. Quindi capiamoci che abbiamo fatto il meglio possibile e quindi questo rivendichiamocelo, perché è stato uno sforzo enorme da parte di tutti. Detto questo, voglio dire anche una cosa, che questa cosa non è soltanto un frutto però del tempo. C'è un problema, che veniamo da una fase storica in cui siamo stati abituati negli ultimi 10 anni, ma anche di più, a che l'unica cosa che era possibile fare nei momenti elettorali era votare il meno peggio. Cioè, siamo abituati a questo e siamo diffidenti, abbiamo un'enorme diffidenza reciproca, e quello che abbiamo cercato di fare questa volta è stato: ma può essere che una volta vogliamo votare il meglio? E quello che abbiamo fatto è stato renderci conto che il meglio siamo noi, ma non noi soltanto quelli che siamo qui, noi tutti coloro che tutte le mattine, tutte le sere fanno attività sociali, cioè tutta quell'Italia che è solidale con gli immigrati, quella che si sveglia e fa mutualismo, che sostiene i lavoratori in lotta e che pensa che appunto il decoro urbano non sia marginalizzare e reprimere i più poveri, ma che sia dare una casa e un lavoro a tutti. Cioè, è questo che abbiamo capito che è il meglio, e il meglio di questa Italia sono e più di 100 assemblee che ci sono state in meno di 2 mesi, che non solo sono state delle assemblee rituali, ma che hanno cercato di scambiarsi pratiche, idee e fare sintesi su un programma che ci possiamo dire tranquillamente è il meglio che c'è in questo momento in Italia, la cosa più radicale e più popolare, non populista, proprio popolare, che abbiamo, e questo ce lo dobbiamo rivendicare. E quindi quello che voglio dire è che noi ci siamo dati un compito importante e ci siamo detti che noi volevamo dare in questo modo, ridare dignità politica al sociale, ma volevamo anche fare le cose al contrario, perché volevamo anche ridare dignità sociale alla politica, perché la politica è stata troppo tempo staccata dal sociale. E quindi per fare questo ci siamo detti: noi il programma elettorale l'abbiamo scritto, ma non ci accontentiamo di scriverlo, lo facciamo, perché lo facciamo tutti i giorni, perché è la sintesi di quello che facciamo, e ci siamo dati degli obiettivi e abbiamo cominciato subito, perché il 26 dicembre quello che abbiamo fatto è stare andare a contestare il lavoro festivo obbligatorio. E l'abbiamo fatto mettendoci anche a disposizione in maniera anche un po' ironica, ipironica, tentando di essere coinvolgenti. E oggi, abbiamo fatto questo volantinaggio in sostegno dei lavoratori dell'ATAC, perché non perché soltanto ci sembrava una cosa giusta, perché ci sembrava necessario andare contro la guerra tra poveri. Abbiamo il 20, abbiamo questo corteo contro gli sfratti nelle case popolari, e abbiamo domani, io proprio oggi abbiamo sentito i compagni di Frosinone che domani saranno con i lavoratori dell'Ideal Standard al MISE, ci hanno detto: venite anche voi, noi ci saremo, venite, facciamo uscire questa cosa nel migliore modo possibile, andiamo a sostenerli, i tempi sono strettissimi, io spero che qualcuno riusciremo a andare, a esserci. E lo stesso voglio dire, c'è stata in questo momento, il 15 partirà il processo contro per i fatti che ci sono stati a Piazza Indipendenza, che sono stati una merda che ha coinvolto questa città, ha polarizzato l'opinione pubblica, e noi dobbiamo prendere posizione su questo, perché tra l'altro i compagni della lotta per la casa sono presenti, ci hanno anche ospitato in tante assemblee, quindi è necessario e importante. Quindi abbiamo tante scadenze davanti, e quello che voglio dire è che una cosa è sicura, che una cosa rivoluzionaria si giudica dagli effetti che ha, un processo rivoluzionario si giudica dagli effetti e non dalla forma. Quindi se riusciremo a fare quello che ci siamo detti, essere all'altezza di questo, bene, altrimenti tutto il resto lo possiamo anche lasciar perdere. Grazie.